lavoratori termali nuovamente in protesta oggi a Castellammare. Sì, ancora in protesta l'ennesima volta per protestare contro questa amministrazione che non prende iniziativa sulla posizione di Terme. Una cosa gravissima, a che oggi una città intera è scesa ulteriormente a dimostrare che non vuole perdere la sua risorsa storica, economica, perché parliamo di un indotto che gira intorno a Terme all'incirca di 700-800 persone, tra strutture ricettive, tra economia cittadina, e francamente non può perdere un ulteriore polmone economico una città che ormai è già in ginocchio. Cosa chiedete al sindaco? Ma al sindaco chiediamo di un impegno quello che non si sta facendo. A me dispiace dirlo, qualcuno dice che non è così. Purtroppo la situazione di Terme non è così grave come la vogliono dimostrare. Oggi il maggior debito è quello dei lavoratori, a che questi lavoratori che oggi dimostrano in piazza, stanno dimostrando il loro disagio sociale, non chiedono i loro stipendi arretrati, stanno chiedendo il loro lavoro. È ben diverso dal punto. Quindi parliamo di all'incirca di 3 milioni di euro di stipendi, che si può fare anche un discorso con il lavoratore. Il lavoratore vuole essere garantito un futuro, non chiede i suoi soldi, indubbiamente non li vuole perdere, però chiede prima il lavoro. Poi parliamo di erario, che oggi con la nuova finanziaria si possono dilazionare in 10 anni. Il fornitore è pochissimo, quindi è proprio l'immobilismo che ci condanna, è proprio l'immobilismo. Di nuovo in protesta i lavoratori termali. Sì. Purtroppo ancora una volta, perché ormai siamo arrivati all'epilogo di una lotta che dura da 3 anni, una lotta che purtroppo oggi è arrivata al punto che l'amministrazione comunale ha deciso di mettere in liquidazione questa azienda. Non possiamo accettare che venga chiusa un'altra azienda sul territorio di Castellammare, un'azienda che dovrebbe rappresentare il bilancio della città e invece purtroppo sta rischiando di morire in un territorio come Castellammare, afflitto già dai problemi della disoccupazione, dai problemi della delinquenza, dai problemi da tanti problemi. Noi appunto per questo lotteremo fino all'ultimo, perché non possiamo accettare che 220 famiglie vadano a finire sul lastrico. Non è possibile che si stia giocando sulla pelle di 220 lavoratori, di 220 famiglie. Oggi nuova protesta dei lavoratori termali a Castellammare, cosa chiedete? Chiediamo il posto di lavoro. Siamo stanchi di subire questi soprusi dalla politica di Castellammare. Ci tirano sempre in ballo nelle loro litigate. È possibile che un'azienda che doveva essere il volano di Castellammare, di Stabia, come dicono tutti, una città proiettata verso il turismo, ci tirano in ballo per le loro diatribe. La sinistra giudica male la destra giudica male la sinistra. Non si può andare avanti così. Quando 2 anni fa, quando c'era il centrodestra che governava, la sinistra, il centro-sinistra propose un atto di indirizzo di 4 milioni e mezzo. Adesso che si governa la città, non si sa perché non si possono avere questi soldi. Contemporaneamente adesso il centrodestra ha proposto una delibera, ha fatto un incontro con i sindacati proponendo una delibera di prima di 640.000 euro e poi portata a 669.000 euro. Questa delibera dove sta? Noi aspettiamo questa delibera per poter far funzionare lo stabilimento. Ci è stato proposto ancora una transazione da Martuscillo con l'ASL, perché noi vantiamo ancora dall'ASL 650.000 euro, però abbiamo i pignoramenti da parte dell'Equitalia. Ci è stato promesso che si interveniva, perché poi i restanti 500.000 euro servivano per rateizzare l'Equitalia, e i restanti 150.000 euro venivano dati alle Terme per gli stipendi. Dove stanno? La devono finire, devono mettere sul tavolo proposte serie, proposte per poter rilanciare la nostra azienda. È inutile poter far leva sulla disperazione dei lavoratori dei Terme di Stabia. Noi non ci siamo più. Come mai questo travestimento, diciamo? Allora, questo non è la cosa di un emigrato, questo è un emigrato stabiese termale. Purtroppo vantiamo stipendi dalle terme e da 5 mesi non prendiamo ammortizzatori sociali. E allora per inizio al sindaco chiediamo questo, ammortizzatori sociali per gli stagionali, per i centri stagionali che lavorano da 22-23 anni alle terme. Ma il sindaco tutto questo non l'ha fatto. Avevo preso degli impegni in campagna elettorale e non ne ha mantenuto nemmeno uno.
Allora io quello che chiedo al sindaco è di riaprire subito le terme, perché le terme sono il volano della città. E allora sindaco, datevi una mossa. Lavoratori Fincantieri sono vicini ai termali. Sì, i lavoratori Fincantieri, all'indotto Stabiese, sta vicino ai lavoratori termali, come sempre è stato e come sempre sarà, quando il mondo dei lavori si deve unire per una protesta giusta e valida, e specialmente quando si devono raggiungere degli obiettivi. In questo caso gli obiettivi sono la non perdita dei livelli occupazionali a Castellammare, perché in un momento di crisi come questo sarebbe impensabile e improponibile che un governo di amministrazione di centro-sinistra possa avallare il licenziamento e quindi la mandata a casa di alcuni lavoratori. Per quanto riguarda Fincantieri, che novità ci sono? Non mi sembra opportuno adesso parlare di Fincantieri perché ci sono altri problemi. Fortunatamente Fincantieri ha preso una commessa una commessa canadese che l'abbiamo avuta con lo sforzo e con le lotte e con le battaglie dei lavoratori e con il sacrificio che il sabato lavorano anche l'indotto in Fincantieri per cercare di portare continuità allo stabilimento. Spero che per fine anno ci sarà la continuità di lavoro e quindi altre commesse per risollevare pure le sorti del cantiere, perché si vede che quando il cantiere incomincia a lavorare bene o male l'economia a Castellammare gira. È auspicabile che se anche le terme incominciano a lavorare arrivano altri dipendenti con uno stipendio e quindi pure loro possono incominciare a fare economia a Castellammare, perché è impensabile la vivere con la cassa integrazione. È ormai da tempo che la cosiddetta Stalingrado del Sud, così era chiamata Castellammare prima del triennio Bobbio, ha mandato a farsi benedire la propria classe operaia, votandosi al ceto dei professionisti, all'imprenditoria edile e ai venditori di pezze di vario tipo. Una netta inversione di tendenza che ha investito anche le cosiddette partecipate, dove di fatto la componente pubblica è diventata in percentuale molto poco influente. E non serve dare un colore politico a questa riflessione. Alcuni sistemi vanno in declino perché è nella logica delle cose che così avvenga. Ma di sicuro è da condannare la totale inerzia delle istituzioni. Insomma, la sensazione che si ha in questo autunno caldo della politica stabiese è quella di un generale malcontento a cui sembrava poter rispondere la maggioranza Cuomo. È noto che le richieste dei termali, ormai da 3 anni a questa parte, sono sempre le stesse. Lavoro, fine della mobilità per le 250 unità ancora tutte da reintegrare, fine dell'inferno in cui sono piombate le altrettante famiglie che si nascondono dietro quei 3 numeri, già 200 e 5 decine. In terza elementare avremmo detto così. Si chiedono ammortizzatori sociali, si chiede lo sblocco dei fondi già pronti della Regione Campania, ma soprattutto ci si batte contro il terrore della liquidazione. Un gesto che metterebbe fine ad ogni speranza per quelle unità di cui sopra. E così i lavoratori di Terme di Stabia incassano l'appoggio dell'indotto Fincantieri, forti di nuove commesse in Canada, come afferma il consigliere comunale Giuseppe Giovedì, e dei comitati studenteschi, il tutto come in una cartolina sbiadita dal 68, con l'aggiunta di Coretti appena usciti dalla curva sud, ma questa è un'altra storia. Questa volta il malcontento è verso la sinistra, verso un centrosinistra che scontenta buona parte dell'elettorato. Noi ci troviamo nella sede del più grande partito di Castellammare di Stabia, perché ad oggi il PD non ha preso una posizione sulle Terme di Stabia, chiarisce Salvatore Suarato di CISL. Il rischio, si apprende dalla sua intervista, non si limita ai 250 lavoratori, ma a quasi 400 unità che ruotano intorno all'indotto Terme di Stabia e ai servizi offerti dallo stabilimento. Insomma, le modalità di protesta hanno un certo stile vintage, ma sono portate avanti con nuovi stili e non solo nell'abbigliamento, perché di fatto la nuova rivoluzione giovanile punta il dito sul centrosinistra,
e occupa, si fa per dire, per breve tempo, la sede del partito stabiese. Con loro le cifre CISL e CGL sindacali e i lavoratori di Terme di Stabia. È il normale disappunto verso una classe politica che non soddisfa più l'elettorato di sinistra o c'è dell'altro?